che faccia entrare in queste cose che ci riguardano. Io vedo un ragazzo giovane che ha delle grandi qualità e ogni volta che entra in campo lo dimostra e basta, non mi permetto di entrare in nessun altro tipo di giudizio. E io le vedo tutte le partite, io credo che nessuno di voi veda le tante partite come le vedo io. Mi scoppia il cervello per la domenica, quando le vedo tutte le partite. A me piacciono molto i giovani, moltissimo. Non sono però mi rendo conto che nel contesto generale c'è anche qualche persona che non è matura. Però ribadisco il concetto, anche a 60 anni c'è tanta gente, e voi ne conoscete insieme a voi. Così presente, anche perché io ce n'ho di più di 60, non mi piace Bamboccioni. Io penso in assoluto che Bamboccioni, definire Bamboccioni giovane di oggi, allora bisognerebbe andare a ritoccare anche quello che, ma qui entriamo fuori argomento, cioè, vabbè, la finiamo questa, no? Bisognerebbe andare a toccare uno dei problemi che riguarda la società italiana, che ci sono tante persone che hanno una certa età che non hanno assolutamente voglia di responsabilizzare i giovani e di lasciare il proprio posto e magari di preparare quelli che sono i giovani a prendere il loro posto. E poi si arriva alla fine della corsa e che le persone non sono pronte ma perché sono loro che hanno voluto. E poi magari li accusano di essere dei bamboccioni. Non sono convinto di questo.